avevamo per loro ovviamente la volontà e nessun indicatore. Quartello che racconto la Juve è proprio un derby, quei tramposi del Toro. Sì, no, è una partita che si sente, insomma, comunque i trascorsi sono l'attualità invece oggi ha fatto il reparto, la prima parte di gara da solo, arrivavano pochi palloni, dovevi fare sportellate con gli avversari, non è un compito facile. Sì, diciamo che ha fatto quello che mi ha detto, insomma, sapevamo che era una partita non facile, dovevamo giocare sulla bonita, sull'aspetto caratteriale. Non certo questa è la partita dove deve far conti il Bologna, se arrivava con Venga. Domani, guardando i risultati, se la classifica non sarà particolarmente bella, ci sarà un pochino più di preoccupazione. Ma aspettiamo così particolare, stiamo a fare non sappiamo, la Serie A è difficile, quindi è normale che si faccia fatica a vincere le partite, però la mentalità è quella giusta. Mancano soprattutto i gol, perché avete creato anche oggi, avete avuto diverse occasioni, anche se forse Curci è stato il migliore in campo, è stato veramente bravissimo oggi, però non riuscite a metterla dentro, è una questione di tempo, una questione di... Ah, è andato un po' male. Beh, hai creato occasioni, abbiamo giocato, sicuramente cercato di mettere in gioco tra Juve. Come mai una così grande differenza tra i primi 10 minuti, il quarto d'ora e la seconda parte della partita, insomma? Beh, perché quando tutta la partita corri tutto l'avversario... Nel senso che la prima parte è stata molto timorosa come atteggiamento, mentre solo dopo il gol vi siete un po' sbloccati, avete cominciato perlomeno a cercare di fare un po' della partita. Inizialmente ovviamente studio l'avversario, quindi come gioca, dove ha sempre le soluzioni giuste contro qualunque avversario, quindi devi cercare di contrapporti, cercando di capire come gioca. Rolando andava espulso, Peluso non so, secondo me sì. Poi... Bene, c'era anche, visto che si era lamentato con me per un rigore, un fallo di mano. Sì, c'era un fallo di mano, però non so. Secondo me era rigore, però vabbè, inutile star qua a guardare dopo le azioni, insomma, nello stesso momento, adesso è tardi per orientarci. Mandiamo la prossima partita.